ragazzi, io ve l'avevo un po' anticipato nel corso della nostra trasmissione, perché siamo anche sempre molto attenti ai social e a quello che viene pubblicato sui social. Abbiamo da farvi vedere, e potete già intuirlo con il nostro titolo Sfuma Record di punti, con i quali ci salutava all'inizio della trasmissione Francesco Pini dicendoci ciao 102 volte questa sera. Quindi sfuma il record di punti, il fratello di Conte provoca Inzaghi. Daniele Conte effettivamente ha pubblicato questo post, che tra poco vedrete, dove dice c'è chi legge la storia e chi la scrive, con tanto di maglia con i 102 punti, ok? Riferito al record sancito dal fratello quando era al comando della Juventus nella stagione 2013-2014. Anche se c'è poi, eccolo qua, grazie regia, con tanto di occhiolino, no? Quindi it's not for everyone, non è per tutti, dice, no? Che rai. Poi però oggi scoppia la polemica sì, sui ma social. è una rosicata. Sono d'accordo, però fammi completare per dovere di cronaca, Paolo, poi naturalmente ci dici la tua. Oggi poi per dovere di cronaca stavi dicendo, Michele giustamente ci faceva anche denotare che lui ha fatto un passo indietro dicendo sì, però in realtà io l'ho fatto perché quella maglia l'ho fatta io, spiegaci Michele. Ha fatto un post, una storia, un'altra sì. Storia, perché evidentemente si è reso conto, insomma, di... Non ha esagerato, però secondo me non c'entra niente in questo... Che poteva essere fraintendibile il suo post. Ah, tu puoi celebrare no. I 102, io capisco, lui dice per niente. Che no, non è fraintendibile perché quel not for everyone era, guarda caso, lo slogan dell'Inter di allora, quindi non puoi dire non è riferimento all'Inter. No, ma poi viene fatto nel momento quando in cui l'Inter pareggia. No, ma quando l'Inter pareggia. E non può arrivarci. Esatto. Adesso poi ognuno sui social, sui suoi però dico profili, io, dico io fa però... quello che vuole. No, no? Però dico io, una cosa è se lo dice Francesco che è juventino, per esempio, una cosa se lo dice Conte, che è fratello, anche consulente finanziario di Antonio Conte, sì. Che ha vinto il 19° scudetto con l'Inter. Cioè, secondo me stona. Ma poi oggi questo passo indietro è veramente quando la... Ma se volete vi dico quello che ha scritto oggi velocemente. È peggio ha scritto, del vorrei buco. Precisare certo. Che il mio non è stato uno spottò rivolto ai tifosi interisti, non mi permetterei mai, mai scritto maiuscolo. Quella maglietta celebrativa è stata creata dal sottoscritto per il record dei 102 punti per questo motivo e sapendo che è difficile da eguagliare, spero che rimanga inviolato il più a lungo possibile. Daniele, 102 grosso sotto. Però, però io posso dire una cosa. Però il io ho fatto una cosa analoga. Dopo le polemiche. Le sì, ma tu l'hai fatto dei juventino per sfottere l'interista. No. Lui no. Dice che non no, è per l'interista. Non posso sfottere una squadra che sta vincendo lo scudetto con più 20 punti di me. Ma l'ho sfottato il sale del calcio, secondo me. Io ribadisco un record che vedevo messo a rischio quest'anno. Perché l'Inter fino a domenica poteva fare 103 punti. Vero. Quindi il fatto che abbia pareggiato col Cagliari toglie questa possibilità e ovviamente... Questo record rimane della Juve e non è un trofeo, è un record. Che lo faccia fratello di Conte, sono d'accordo con loro, perché è una roba che quando sei in quelle situazioni devi evitare di farle. Esattamente come Infantino devi evitare di andare a esultare davanti ai tifosi del Cagliari o al presidente del Cagliari in tribuna con i presidenti lì. È lo stesso discorso, vale uguale. Però vi dico una cosa. Ho notato, perché prima di questa domenica era così, perché magari Michele non è il soggetto giusto per questo tipo di discussione, ma... Io quando incontravo per strada la tre quarti interisti, la prima cosa che dicevano non era meno 20, adesso ti fottiamo il record di punti. Termine questo. Sì, ma è una roba da tifosi. Sì, certo da tifosi, però stiamo parlando di robe da tifosi detto, perché sì. Conte fa una cosa, Daniele, per provocare, secondo me, una folla su una questione che loro adesso dicono essere invece non importante. In realtà non è così. No. Perché le risposte che ci sono sul profilo di Conte, che ho visto adesso, sul mio profilo di ieri, l'interazione che ci sono su Twitter, addirittura andare in tendenza per una roba del genere, io personalmente ieri, questo fa capire che probabilmente colpisce nel segno. No, ed non è uno sfottò, è un dato di fatto su una cosa che un'altra squadra non potrà fare. Ma no? Questo va bene, ma io sto dicendo... Io sto dicendo, scusa Ugo, dico l'ultima... veramente povera. Cosa? Di cattiva storia. Aspetta, però io dico... Sbaglia, hai fatto più punti di tutti nella storia, e va bene, sei stato bravo. No, ma dico, però... C'hai una targa? Hai una coppa per aver fatto questa cosa? Sì, però alla fine chi se ne frega? A parte lui per sé, l'Europa League. Il record, la classifica non ieri, hai una targa?
è un record. No, aspetta. Vincere 7 Champions è un record. Ti ricordi soltanto quando porti a casa le coppe. Il Real non è che ha 14, non è che ha un trofeo perché ha 14 Champions, ha il record di avere 14 Champions. Sì, ma i punti è diverso. No, però aspetta, allora andiamo per ordine. È uguale. Sono punti. No, però andiamo per ordine. Dai. Io apprezzo, allora io sono uno di quelli che apprezza i record. Quindi secondo me è una cosa bella, però ti dico una cosa, Francesco. Allora, tu sei il tifoso della Juve, secondo me ci sta lo spottò sano tra tifosi che uno dice, certo, a lui che tu non mi superi. Sì. Conte, che scrive Not For Everyone, è un'altra storia, perché metti in difficoltà, secondo me, tuo fratello, e io spero che il fratello non sapesse niente. Sono d'accordo con te. Perché il fratello che se n'è andato dall'Inter. Sono d'accordissimo con te. Sono d'accordissimo. Quando sei in quella situazione devi evitare di fare queste cose, ripeto. Poi ci sono altri piccoli aspetti. Allora, secondo me il record è una cosa che rimane nella storia ed è una cosa bella per lui. Ragazzi, però lui dice, scusate, dell'Inter di Trappattoni me ne avete parlato per una vita, finché non è battuto il record. Quindi cosa c'era da dire? Però Francesco lui dice che aveva fatto il record di punti. C'è chi la storia nella maglietta c'è scritto, c'è chi la storia la scrive e c'è chi la legge. Perché Conte dice questo in un'intervista. Però Antonio, non può essere riferito all'Inter di quest'anno, che comunque sta facendo un cammino in campionato. Ma non scrivi la storia. Come no? Sta facendo, per esempio, ha fatto il record adesso dei 32 risultati con gol. Scusami, e supera Sarri quella di Conte di quell'anno. Sarri con quanti punti ha perso? No, ma non ci sono solo i punti. I record possono essere tanti. Record. Dimmene uno allora di quest'anno. Questo di quest'anno. 15 rigori a favore? No. Beh, anche dei punti. 32 partite con gol. La Juve di Conte si fermò a 30, quella di quell'anno dei 102. Sì. Quindi ci sono, per esempio, adesso può battere, che ne so, quello dei cliché, quello dei gol subiti. Ma anche la prima Juve di Conte vinse uno scudetto senza mai perdere una partita. Ma questo di chi record a me piace, sono tutti belli. Ma non è un record di cui vantarsi, perché ne pareggiate 15, quindi non c'è poco da dire lì. Non puoi vantarti. Cioè, beh, se pareggi 15 partite del campionato, non è che puoi dire non ho perso nessuno, ne pareggi 15 soltanto. Ma l'Inter di quest'anno non puoi dire che non sta scrivendo. Però 102 punti, ragazzi, ripeto, io sono cresciuto con il Milan che vinceva in Europa e qualche volta in Italia, la Juve che vinceva soprattutto in Italia e qualche volta in Europa. Ma tu ti ricordi che l'Inter era quello di Trappattoni dei record. Siamo davanti, quel record diventa una roba. Sì, quella era 18 squadre, 58 su 68 fece l'Inter. A due punti, eccetera. Però dico, tu ti ricordi quell'anno i tifosi della Juve erano quasi più arrabbiati perché dice: perché non hai messo qualche riserva in più in campionato che abbiamo fatto la semifinale per l'Europa League? Perché avevi la finale a Torino. Sì, lui cambiò due punte con due punte senza cambiare. È la cosa che ho detto io quest'anno all'Inter, perché a Bologna, prima di Inter, Atletico. Però Michele, c'è un altro. Adesso tu magari puoi dire di no, però non mi puoi venire a raccontare che in questo momento della stagione, fine una settimana fa, gli interisti non perché adesso io trovo gente che dice: ma cosa? In un momento in cui noi siamo preoccupati per perdere uno scudetto, tu ci parli e pensi che noi pensiamo ci due punti. Cos'è che perde lo scudetto l'Inter? No, come perde? No, c'è gente che scrive qui, ragazzi, scritta manent e verba volant, quindi basta andare a controllare. No, io sto e solo di tanta gente si pulisce la e ci sta a rosicare sembra perché non fai due punti. Amen! A me sembra, adesso anche questa storia, amen, per esempio, del vincerlo nel derby, secondo me si stanno facendo un po' tanti castelli per dire che poi qualcuno magari rovina la festa. Secondo me Michele, è impossibile non mi dire che festa. Tu non speri di vincere lo scudetto nel derby col Milan. No, capito, ma l'obiettivo è vincere il campionato. No, rispondimi a questo, per favore. Non mi dire che tu e tutti gli altri interisti, o almeno la maggior parte, non spera di vincere lo scudetto in faccia al Milan, certo, che due anni fa è andata in giro per la città con Ibra che prendeva per i fondali Cialanoglu. Non mi dite sta roba, perché allora non siete credibili. Io ero qua una domenica. È impossibile. Io ero qua una domenica. Io ero qua una domenica pomeriggio. Prego, ho detto che ero in minoranza. Io adesso, siccome io voglio vincere il derby, se vinci il derby sei campione d'Italia. Però il mio ideale era vincere col pubblico nerazzurro, per esempio per battere un altro record, e io ci tengo i record, col Cagliari sarebbe stata la sest'ultima e poi vinco pure il derby. Ma non è vero, perché vincere col derby a Milano vuol dire che tu fai svuotare il settore di tutto San Siro. Ma rimane solo una curva del Milan. È ancora peggio, come quando noi abbiamo vinto gli europei a Wembley con lo stadio che si è svuotato e sono rimasti in tre perché per come sono io, a me piace. Non mi puoi dire che non ci crede. Cioè siete impossibili su sta roba. No, ma solo io dico quelli, tutti gli interisti dicono che vogliono vincere perché fino a settimana fa era adesso facciamo il record di 100 punti oltre a vincere lo scudetto e vedrete che verrà spazzato quel record. Ma i social rimangono, ragazzi, non però Francesco non puoi dire l'Inter doveva vincere adesso le ultime. Adesso che mi diciate che non vi cambia niente, aspetta, vincere col però Milan o col Torino una volta dopo non è credibile. No, ragazzi, ma no, no, aspetta, sto dai dicendo Paolo, che uno stai che vince no, le 8 vittorie. Non mi schiere in queste cose perché sono cose da tifosi, secondo me. Vabbè, ma sono cose da tifosi. No. Io sono un tifoso che manda a quel paese Allegri, dice che inizia a far ridere, che il giocatore non sta in piedi e vado il giorno dopo a Torino a parlare. Ma io no, lei, cioè, tifoso vuol dire non essere obiettivo. Vuol dire? Puoi però Francesco, no, non puoi sminuire, cosa devo dire? Cioè, il tifoso dell'Inter non si sentirà sminuito pure se lo vince all'ultima giornata perché vuole lo scudetto. Non fate una roba solo voi due, se no nel senso andate anche 20 minuti e parlate voi due, cioè, poi potete pure farlo, no? No, però qual è la domanda che mi fai? No, che dico, effettivamente
La domanda è, si sta parlando di scudetto dell'Inter, quanto cambia vincerlo il 22 nel derby per me, e quanto cambia vincerlo tanto. Con... No, cambia tanto. Per me, forse cambia per me, per me certo. Che non ho un'emotività su sta roba, non cambia niente, nel senso che se l'Inter lo vince all'ultima, lo vince lunedì, per me ha fatto una stagione bellissima, facendo vedere cose nuove, giocando bene, meritandoselo, poi tutto il resto secondo me è il contorno. Ma è la ciliegina sulla torta. Ma sì, ma mi hai chiesto no, quanto cambia, secondo me non cambia nulla. Secondo me è più per alcuni del Milan, tipo io dico Pioli. Solo, io dico solo che ci siano anche barriere discordanti, io ragazzi, dico solo, beh, ci mancherebbe. Dico solo che mi auguro, ma credo ci sarà, perché già l'Inter ne hanno parlato dentro, che comunque se dovessero vincere lunedì non si vedono le solite becerate ma che abbiamo visto sì. Anche da ma parte anche dei giocatori, i sassi sul pullman, le cadute cioè. Di sì. No, no, non dico la violenza fuori, ma da parte dei giocatori dell'Inter, di tutto l'Inter, che ci sia un atteggiamento rispettoso e sobrio verso il no, effettivamente uno diceva fa. È difficile che ci siano. Calhanoglu l'ha già detto, però due anni fa fu, insomma, andare un po' oltre. Sono d'accordo. Allora, cioè, però, voltiamo pagina. No, dimmi, concludi. No, ti dico, però questo è un parere di uno che non ha emozione per la cosa. Ma non è anche avere, no? Opinioni, tot però... capita, tot sentenze, pareri discordanti perché abbiamo teste diverse. Ognuno... E anche simpatia cioè, magari calcistiche. Anche perché, differenti. Attenzione, per me per esempio è... Io che prima ti ho fatto il discorso sul secondo posto, se l'Inter vince mi fa una cortesia. Perché la Juve, secondo me, Cagliari non vince. Quindi di perdere altri punti il secondo posto eviterei. Certo, sono d'accordo. E quindi quello è l'unico modo per rimanere attaccato al treno del secondo posto, perché ripeto, siccome a Cagliari la Juve rischia le ossa. Sì, sì, sì. Allora, no, tra l'altro, a proposito di anche notizie ultime Furlani ora. Furlani cosa dice? C'è un Furlani dell'ultimo ora. Ma vedi, ma regia, ma Furlani me lo mandate in grafica, no? Perché non lo vedo, io non lo so. Allora, no, torniamo a seri, non sia mai la mia regia santa che mi salva sempre. Inzaghi oggi, sì, oggi giusto? Ieri. Oggi poi sono venute fuori parole, però è vero, sì. Ieri quando è stato premiato il premio Berzot, sì. Si è pronunciato sul proprio futuro e anche Marotta si è pronunciato sul futuro di Inzaghi. Sì, entrambi hanno fatto capire, insomma, come anche Paolo abbia raccontato tante volte qua, che si andrà a incontrarsi come è normale alla fine dell'anno per sedersi al tavolo e fare tutte le valutazioni, ma è uno ha definito naturale, l'altro fisiologico. Il fatto di andare avanti insieme, sì, rinnovo che stavolta potrebbe essere, Paolo, anziché essere sempre di un anno alla volta, come è già stato nel 2022. Uno più uno. Due, stavolta no? Di due. Biennale. Cioè di allineare tutti i contratti, sia della dirigenza che di Inzaghi, al quindi 2027. Quindi 27. Però vediamo, perché la richiesta di Inzaghi due sarebbe... Due uno più uno, insomma. La richiesta vabbè. Di Inzaghi sarebbe quella di tenere questo gruppo, ecco, questo sul mercato, poi... al netto di offerte che possono arrivare, abbiamo no, detto che certo, passeria certo, un certo, campionato certo, di passaggio, certo. Non si sa mai, però quello che vorrebbe il mister è avere più possibile conservare questo gruppo tutti. Cioè, e come una... cifre? Si sa già come cifre di avere anche un piccolo beh, comunque, certo, certo. Sì, premio per quello che è stato fatto. Sarebbe il secondo rialzo praticamente, sì, da sì. Quando è arrivato lì. Perché è stato fatto la prima volta con rialzo, la seconda no, e sarebbe il secondo sul rialzo, terzo la seconda. Beh, non so, cioè, secondo me Inzaghi, vabbè, adesso io se uso questo benchmark di riferimento non faccio un gran servizio all'Inter, se però la Juve dà 7 ad Allegri e la Roma dava 7 a Mourinho, Inzaghi non li merita quei soldi? Li merita, secondo me, certo. O no? Perché quelli là erano stipendi per il prestigio. Però magari cadono per tutti il e due, Mourinho e... Mourinho è già andato, Allegri no, appunto, magari se ne va. Appunto, e diventa... appunto. No, volevo dire, ma tra le pieghe dei discorsi dell'Inter è uscito quello che si prevedeva, però forse in modalità diverse, cioè che Zhang riesce ancora sì. A stare in sella all'Inter, ma non ad allungare il prestito con Oaktree, a cambiare. Bensì... a cambiare interlocutore, a rifare un prestito con un altro interlocutore, esatto. Ecco. Però sembra che Zhang proprio non voglia mollare e stia lavorando per quello. Ecco, allora. Ieri a questo proposito, Vittoria, proprio sì. Prima Marotta dice che non è una domanda a cui posso rispondere perché interessa la proprietà, poi però in realtà dà più di un indizio, perché oltre a dire che ha sentito Zhang e lo sente quotidianamente, dice... posso dire che è un proprietario, che è il proprietario perfetto, sa delegare, rispetta perfettamente i ruoli, la speranza è che possa andare avanti e ci sono tutti i segnali positivi per questo. E poi parla della situazione economica che è tranquilla, perché comunque l'Inter ha firmato un settlement agreement e va avanti a sostenere i costi con i ricavi, che stanno comunque aumentando, ma devono sostenere anche degli aumenti di ingaggio a partire da Inzaghi, Barella e lo stesso Lautaro,
che è un contratto che dovrà essere rinnovato più prima che poi, sembra prima della fine della stagione. Ma scusa, Michi, un'informazione, sì, perché sei un sentore, sì, sì, ma non c'è sempre la famiglia Moratti dietro? No, no. Assolutamente no. Assolutamente no, no. No, no. Ma... no, 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 no. Federico, ovviamente credo che tu mi dirai che è giusto proseguire con Inzaghi, non lo so, e soprattutto anche per quanto riguarda Zanchi, che gira e rigira riesce sempre un po' a trovare la quadratura del cerchio. Sì, beh, beh, è ovvio che sia giusto proseguire con Inzaghi. Semmai mi chiedo cosa potrebbe scegliere Inzaghi se gli arrivasse una grande proposta dall'estero, dall'estero, no? Viene da pensare per esempio a un Liverpool che non ha ancora scelto l'allenatore, anche se in realtà sembra che sarà Amorim, no? Però dico, dallo una proposta di una top, di una top straniera che magari mette sul piatto Bayern, un grande ingaggio. Va, però non lo so se c'è questo nell'aria, no? Sembra, scusa, no, per lui sta bene qua. Io penso che lui rimarrà all'Inter, perché comunque ritiene che, confermando questo gruppo, diciamo, adesso se lo può anche godere. Sì. Anche no, e poi volevo dire su Zhang invece. E su Zhang io sinceramente io non sono un esperto di finanza, quindi mi limito a quello che leggo e a quello che ascolto. Io non ho ancora capito qual è il piano di Zhang. Nel senso, lui perché rimane aggrappato all'Inter con tutte le sue forze a suon di prestiti? Ma perché sennò la perderebbe a un costo che è minore di quello che ha investito. Ho capito, ma nel momento in cui gli danno un prestito, come gliel'ha dato Oaktree 3 anni fa, lui perché non cerca un acquirente? Lui l'acquirente lo sta cercando, c'è Reni Group che è quella che ha permesso... Lo sta cercando, ma in questi tre anni non l'ha trovato. Significa che devono trovare, esatto, un prezzo congruo, cioè quello che gli fa almeno recuperare quello che ha investito, che sono quasi 900 milioni. Sì, però intanto lui, con i successi sportivi, comunque... porta a casa utili, nel senso soldi dal mondiale per club. Ma sono soldi per il bilancio della società, però i soldi che tu hai speso per acquistarla. Se tu arrivi al pareggio di bilancio. Tra l'altro, Paolo, è vero quello che dici, ma i bilanci. No, no, certo. Però il bilancio dell'Inter continua a essere in rosso. Però sta migliorando. Sempre migliorato, ma sempre in rosso. Cioè, non è un bilancio sano, è un bilancio quest'anno meno 80. Meno 85 l'anno scorso, quest'anno la proiezione è meno 40, meno 50. Io dico l'ultimo bilancio 22, 23, approvato, meno 85. Meno 85. Ma quello di prima era meno 140. No, ho capito, certo, però meno 85 non mi puoi neanche dire che hai risanato i conti. No. Li stai mettendo a posto. Adesso meno 40, diverso, meno 50 quest'anno, e con il settlement agreement il pareggio di bilancio è previsto entro il 2026. No, no, d'accordo. Con la UEFA si stanno... Qualsiasi azienda che avesse un passivo di meno 40 non si parlerebbe di un'azienda sana. Ma lo sai che nel calcio... Ma lo sai che nel calcio non funziona così. Però Napoli, Milan... E il Milan è arrivato inutile pian piano, non lo era. No, lo so. Poi con i top club stranieri sono tutti inutili, però. Sì, no, beh, sì, però voglio dire, beh, il Barcellona... Il pareggio di bilancio è Barcellona è un caso, il infatti... Barcellona in questi anni, per poter fare mercato, stare nei parametri della Liga e dell'UEFA, ha dovuto cartolarizzare di tutto, avendo vero, vero, tutto. No, infatti il Barcellona non è un esempio negativo. Il mondiale per club sono quei 50 milioni che se facesse l'anno prossimo, si fa tra due... Ad oggi l'Inter chiude a meno 40-50, gli metti il mondiale per club e già posso dire che nel 25-26 sarà pareggio di bilancio. Per esempio, se riuscisse ad avere questo asset in più dello stadio. Quello a giugno ci saranno nuovi aggiornamenti. No? Invece un aggiornamento al volo, Paolo. Conclusione. Conclusione, perché questa è una notizia che arriva dalla Germania. Vai. Nagelsmann dici, ha scavalcato tutti e ci sarebbe il clamoroso, Bayern, il clamoroso ritorno di sentita. Nagelsmann. Sì, tu pensa, colleghi tedeschi che me lo danno per sicuro. Tu pensa che comunque io so per certo, l'avevo anche raccontato non qui, che 3-4 settimane fa dirigenti del Bayern Monaco sono stati in Inghilterra e sono stati a colloquio nel giorno di riposo della squadra con De Zerbi e il suo staff per 8 ore. Per 8 ore. Cioè, quindi è per quello che io ho saputo questa cosa e mi sono sbilanciato su De Zerbi. Senza chiudere però, senza chiudere. Però, sai... Lui dice, come mai Nagelsmann, che hanno mandato via l'anno scorso a marzo, adesso lo riprendono? Perché il nuovo direttore, Eberl, non è né Salihamidžić e né Kahn, che erano andati in rotta di collisione con Nagelsmann. Quindi non c'è più quell'attrito tra i dirigenti e Nagelsmann. E quindi richiamerebbero Nagelsmann, che ha interrotto un po' a metà il lavoro. Allegri, vuoi non vuoi, è sempre più nervoso, Francesco, è vero? Adesso forse sono arrivati. Non è vero. No, no, tu lo sai, dici la verità. È vero, Francesco, anche la risposta. Se vuoi mi metto lì, fai tu la domanda, fai la domanda, poi vieni qua, poi ti risposti lì, poi ritorni qua. Io faccio fatica dietro con te, fai tu. Ti immagini? Ti immagini, eh? Vai.
Allora, vai, vai. Poi mi perdo il filo del discorso, un po' come faceva Conte, prima. Conte. Con te, Paolo. No. Allora, no, quindi... Basta. Furlani. Allegri, sempre più nervoso. La conferma si allontana, Conte non arriva. Tiago Motta, tu non lo vuoi, ma tu chi vuoi? Io chi voglio? Io. È tutta la trasmissione che ti... Ragazzi, ma io lui? Ma come, allora, come devo... No. Ma lui te l'ha detto, ha messo un cartello, io vado tutta a prendere, la trasmissione. Guarda, se tu mi dici... Allora, Allegri... Allegri, ma fuori esce? Le tue macchine vai a prenderlo. No, ma che mai? Vai in bici, no, va a piedi lui lì allo stadio. Mi organizzo, non è un problema. No, ma a parte gli scherzi, non è, il mio ragionamento è molto chiaro. A parte gli scherzi, lo torniamo serio un secondo. Sì, sì, vai, vai. Allora, dato che ad oggi la Juventus SPA non ha comunicato alcun esonero per l'allenatore attuale, io continuo a ribadire la stessa cosa. Thiago Motta è un allenatore interessantissimo e di prospettiva. Questa squadra però ha perso tutto il suo DNA in generale, dalla dirigenza alla proprietà, ai presidenti. L'unico che adesso è rimasto del vecchio gruppo, tra virgolette, che ha un po' di juventinità dentro è Allegri, perché è quello che arriva dal ciclo vincente precedente, ma non da questo. Quindi, visto che tu stai ricostruendo e quest'anno mi pare che tu le cose le stia facendo abbastanza bene rispetto alle due stagioni precedenti dove ci sono stati smottamenti, Ronaldo che lascia dopo una giornata, la dirigenza che salta, il presidente che va via, l'anno scorso la penalizzazione... Cioè, Allegri ha sicuramente avuto grande responsabilità, ma quest'anno col progetto Next Gen che è andato avanti di 3 anni rispetto all'inizio, siamo arrivati a un punto tale per i quali si può ripartire, secondo me, in modo differente e servirebbe anche all'ambiente, ma anche per Max stesso. Okay. Detto ciò, se tu mi dici, dopo 3 anni del genere alla Juventus, cosa si aspetta il tifoso juventino allo stadio, a casa e all'estero? Che la Juventus torni a competere per lo scudetto, prima di tutto. Con Thiago Motta, secondo me, non torna a competere per lo scudetto. Né con Ferguson, né con Zirze, né con Calafiori, né con Miner, né con nessun altro. Ma ammettiamo che Conte vada veramente o al Milan o al Napoli. È un grossissimo problema. Se tu non hai alternativa a Conte. No, vabbè, ma ci sono, un sacco, un sacco di allenatori interessanti e bravi. Cioè, a me piace De Zerbi da matti. Mi piace Spalletti, ma è nazionale, Motta, purtroppo. Non ti piace? Perché Thiago Motta è bravo. È bravo, ma se come tu mi chiedi Juventus, se mi sento di dare alla Juventus di adesso, che è una patata bollentissima dal punto di vista dirigenziale e di campo, l'allenatore della Juventus, cioè la squadra in mano a lui, secondo me o dimostra di essere tutto ciò che io non mi aspetto e quindi a quel punto sarò il primo a dover scusarmi di quello che sto pensando, ma non è che sto mancando di rispetto, sì, sarebbe a lui. Una scelta come quando la Juve prese Lippi, che era un allenatore che sì, dopo Trapattoni arrivò Lippi, esatto, era uno che poteva diventare ed è diventato, però era un calcio diverso, però come dico, racconta giustamente Paolo, ha tutto per diventare un top, però la Juve non ha niente per tornare a Juve in questo momento. Vabbè, e quindi niente, bisogna ripiantare, però... lo ripeto in continuazione, bisogna ripiantare il bianconero, il DNA bianconero dentro a questa società, a partire dal presidente. Posso? Che deve sì, essere uno di quelli che il tifo vuole da un po', e sappiamo benissimo di chi parliamo. Bisogna riportare i Chiellini a Torino, che a luglio potrebbero tornare, dato che in Arabia non ci sono stati sviluppi per lui. Il presidente però, io non ho capito bene, perché cioè, penso per esempio a Del Piero, ma forse tu pensi ad Agnelli. Sì, sì. No, Del Piero. Ah, Del Piero. No, perché siccome Andrea Agnelli sembra che qualcuno racconta. Ma sono tutte cose, di facciata però. Comunque, Del cioè... Piero non è stato di facciata. Ma cosa gli fai fare a Del Piero? Il presidente. Onorario. Tipo Nedved che era prima. Ragazzi, quello che faceva Boniperti. Sì. Cioè, il presidente onorario. Che è un'altra cosa, non l'esecutivo operativo, onorario. È un'altra realtà. Quindi ti dico, concludo, dico, se tu vuoi tornare ad essere competitivo da subito, ti serve uno così, immediatamente. Mm-hmm. Se no, rischi di nuovo di fare... L'errore è quello. Hai visto cosa è successo con l'Inter, lasciare andare lì, prendendo Sarri quell'anno, che lui voleva tornare già lì? Hai preso Sarri e hai voluto fare quello che pensavo di fare. Ma Sarri ha vinto diverso. Quel che doveva vincere. Sì, però non c'entrava tu che niente. Parli di vittoria. Non c'entrava niente con l'ambiente, c'è stato un anno particolare, il Covid ha interrotto la Lazio, che stava andando più forte della Juventus, avevi Cristiano Ronaldo, che poi non ha piovuto nessuno. Ma ripeto, parti uno che c'entra con l'ambiente, che poi ti lascia in mezzo alla strada, e cosa ha detto lui, scusami. Infatti, la Juve non è allenabile. L'anno dopo Pirlo vince una Coppa Italia, una Supercoppa Italia, arriva quarto. Sì, No, ma dico, no, Conte, dici, ha la juventinità dentro, sì. E poi ti pianta lì, però. Sì, però lui ha spiegato 1000 volte che come nei rapporti più veri, d'affetto, allora, d'amore, ci sono delle situazioni in cui uno poi può sbagliare e chiedere scusa. Quanto l'ha fatto, io, ragazzi? Io uno ribalto, chiede scusa e equivale a uno che non ha commesso niente. Francesco, fammi dire una cosa. Io ribalto questa visione, questa filosofia in questo senso. Ci sono poche finanze nei club italiani, in particolare nella Juve in questo momento. Mm-hmm. Tu come fai a crescere di valore e a tornare a fare utili? Valorizzando, facendo crescere il patrimonio dei tuoi giocatori, abbassando il monte ingaggi. La Juve ha già iniziato a farlo col monte ingaggi, no? Come fai
ad alzare il valore dei tuoi giocatori che mediamente comunque per scelta, strategia sono giovani, eccetera, eccetera. Hai bisogno di allenatori che creino valore. Thiago Motta, secondo me, è perfetto perché ha creato un valore incredibile nella rosa del Bologna. Calafiori, Calafiori dove giocava? Non giocava. Mm-hmm. Dov'era Calafiori? Era andato in Svizzera, credo. No, ma dico, ma era stato bocciato? Era stato bocciato, no? Qui? Cioè, e adesso è uno dei migliori difensori. Ferguson, Zirze non giocava, perché tutti dicono Zirze, ma se vai a vedere le partite che ha fatto Zirze, ma, e Thiago Motta gli ha dato un valore incredibile. Ma l'anno scorso dove era Motta, scusami? Era a Bologna. E come mai? Ma perché non è che schiocchi le dita in un basiletto? Allora un'altra domanda, perché da fuori Italia nessuno si interessa a questo allenatore? No, ci sono interessati, Chi? PSG e Barcellona, senza affondare ancora, PSG lui ha allenato i giovani. Guarda che molto mercato. Al PSG ha allenato i giovani. Potenziale, sì sì. E al Barcellona comunque lo conoscono perché ha fatto. No, ma guarda che è un grande appeal Thiago Motta, io non escludo. Io non escludo che se poi non va alla Juve possa andare all'estero. Io ti ripeto, io sarei ben contento di dovermi smentire e dirti che hai ragione, andavamo preso un progetto del genere, ma per me è sbagliato. Tu non puoi caricare i costi e cambiare filosofia per fare la squadra al conte della situazione senza avere ovviamente la certezza di vincere. Ma perché qualcuno subito di voi ha parlato con Conte per sapere se questa squadra a lui non andrebbe bene? No, nessuno, però storicamente, voglio dire, lui non è uno che viene e dice faccio con quello che ho. Forse neanche però, Motta, No, però bisogna anche capire se Conte sarebbe, per lui questa squadra sarebbe così scarsa per non giocare su Scudetto. Probabilmente non lo è, però voglio dire, però secondo me alla Juve più che l'ossessione Scudetto l'anno prossimo hanno l'ossessione dei costi, dei conti, che tu li puoi far crescere facendo valore. E secondo me con un allenatore come Thiago Motta puoi far valore. Cioè io ho ribaltato la chiave di lettura di Francesco, non per fare il bastian contrario con lui, per dare una chiave di lettura che c'è più dentro la Juve in questo momento. La UEFA perché torna in Europa, quindi per forza dovrà stare. Però ragazzi, vi ricordate le prime partite sbagliate di Sarri? Però questa è una differenza, Francesco. È una differenza, la differenza abissale è questa. Quando arriva Sarri, praticamente dopo due mesi lo dice Sarri, dice io dovevo scegliere, o mi dimettevo oppure andavo contro alcune cose che pensavo io per cercare di vincere lo scudetto e me ne andavo a fine anno. Comunque, ma non c'aveva tranquillità intorno, perché era un periodo adesso, in cui la Juve, per l'ambizione di Andrea Agnelli, aveva un'ossessione di salire. Però, scusa, adesso Paolo, non è così la Juve. Appunto, quello che stavo per concludere la frase, invece adesso arriverebbe, se arriva Thiago Motta, in un contesto in cui c'è il dirigente Giuntoli che ha avuto pieni poteri per più anni e quindi l'Inter parte avvantaggiata perché è una base più forte, non verrebbe visto come un fallimento anche un secondo posto, perché si fa un progetto che deve arrivare a vincere. Ma però Michele, negli anni non verrebbe bocciato Thiago Motta, ma verrebbe seguito nel mercato con le sue idee. Però con Michele, il problema è che tanto aspetta, l'ultima cosa, che stanno cercando esterni d'attacco, tutti i giocatori di un altro tipo di gioco da quello che sta facendo. Beh, non è che ne hai pochi adesso. Ne hai esterni d'attacco, Kostic gioca senza esterni d'attacco. Molli, Chiesa un punto tipo Felipe Anderson che adesso è andato al Palmeiras, però lo volevano. Con tutto il rispetto, ragazzi, per l'Inter che tu segui, Michele, eccetera, eccetera, alla Juventus non vince lo scudetto per un anno, per due anni di fila, è un problema. Per tre lo è ancora di più, nonostante il ciclo appena finito. Arrivare quarti, secondi l'anno prossimo. Guarda, però non significa che tu vinci sicuro. Allora. Però sto dicendo che parte non da favorito. No, però guardate che hanno fatto, l'ha detto anche Gianel Cannella. Sicuramente sono saliti del 30%, io ve lo comunico. Sì, sì. Cioè, ve lo dico perché c'è gente che va in tribuna e vi dico quali sono le cifre. Però penso che vadano per vedere la Juve arrivare ancora quarta o arrivare in Coppa Italia in finale. Torna alla Champions. Sì, ma torna alla Champions con la rosa che adesso in Champions esce al primo turno. Ma non è la Juve, secondo me, se prende Motta deve per forza fare una rivoluzione. Poi non significa che hai i soldi da sé, ma significa che tu mandi via uno e prendi altri due. Però Francesco, però è un concetto rischioso? Francesco, il tuo progetto, se hai un dirigente che ti appoggia e ti segue negli anni senza dire l'anno prossimo, ma negli anni non c'è tempo la Juve, non è vero perché ha fatto 5 anni a Giuntoli per dargli la possibilità di portare la squadra fra due stagioni. Effettivamente Giuntoli dice quest'anno è stato un anno zero, l'anno prossimo sarà l'anno Elkan, non Giuntoli. Sì, l'anno prossimo sarà l'anno 1. L'anno 0 vuol dire che l'anno 1 già devi dare dei risultati. Ma non è che devi vincere per forza lo scudetto, cambiando filosofia. No, dico solo una cosa. Poi se voi mi chiedete, ad oggi tu sei sicuro che Allegri vada via? Vi dico ancora no, non sono sicuro, ancora no. Perché c'è comunque ancora un anno di contratto che no, ma non un po', per quello, ho dei segnali un po'. No, ma io capisco benissimo la linea che sta usando Francesco.
Però secondo me non è quella che ha in mente la società. Ragazzi, ho paura che sia un errore. Ma sai perché però? Ho questa sensazione? Ho capito, perché se tu vuoi fare una nuova, un nuovo progetto con Conte, no? Allora non capisco cosa hai preso a fare Giuntoli. Cioè se hai preso Giuntoli, tu hai preso uno che negli anni a Napoli ti ha fatto vedere che lavora molto anche di plusvalenze, calcio sostenibile, bilancio a posto, giovani... E giusto, secondo me non può prendere un allenatore storici come Conte, perché io non li vedrei bene per niente insieme. Cioè, secondo me i due cozzerebbero, perché Conte lo sappiamo com'è. Conte vuole tutto. Vabbè, subito. Però, ragazzi, Conte non è uno da progetto. Conte cozzerebbe con Ivra, cozzerebbe con De Laurenti, cozzerebbe con chiunque. Conte ha cozzato anche con Marotta. Conte con Ivra non lo so se cozzerebbe. Secondo me la vedono nello stesso modo. Alla Juve e all'Inter. Cioè, tutte e due squadre cozzate con Marotta. No, ma la fretta di vincere di Conte mal si sposa con i programmi della Juve. È quello che volevo dire io. Ragazzi, ma l'ha detto anche John Elkann, questo è l'anno zero, l'anno prossimo è l'anno uno di una, e ha parlato solo di Giuntoli, quindi dimostrando che gli dà completamente carta bianca sull'aspetto tecnico, e gli ha fatto 5 anni di contratto. 5 anni perché hanno capito che con le risorse che hanno devi programmare a medio termine. A Napoli lo scudetto è arrivato dopo 8 anni di Giuntoli, comunque. Sì, chiaramente non è quello che vuole fare la Juve. Parentesi, tonda, graffa e l'altra. Sì. La Juve col ciclo che ha avuto potrebbe non vincere così per 10 anni, ma non è quello il punto. Siamo di fronte a 3 anni dove non c'è progettazione. Okay. No, da quest'anno c'è però riduzione dei costi. Esatto. Vediamo se con un eventuale Thiago Motta l'anno prossimo si possa un secondo, terzo posto di progettazione con una Champions punti domanda, eventualmente una Coppa Italia giocandosi la Supercoppa Italiana e il Mondiale per Club, è ciò che soddisfa. Ragazzi, la tifoseria meglio abituata d'Italia, cioè, no, ma quella di Francesco, ma poi essere outsider non significa che non puoi vincere lo però scudetto. Devono parlare, cioè, chiaro, Michele, perché se allora mi arriva Giuntoli in conferenza stampa a dire: quest'estate, signori miei, come dice Paolo, io ho 3 anni per progettare di tornare a vincere, 4. Per tornare ad essere 3 anni intendo dall'anno prossimo, no, 4, 1, beh, allora sono 10, 15, cioè, allora, no, cioè, allora vado anch'io. Cioè, no, perché ad oggi vuoi dire, facciamo tutti concludere, no, Francesco, ragazzi, che poi ci dobbiamo fermare per la pubblicità, ma ripartiamo dalla Juve, sempre. Non ho capito, scusa. No, dico, facciamo concludere Francesco, che poi ci fermiamo per solo la pubblicità. Questo, se Giuntoli mi facesse un discorso di questo tipo, sì, progettazione a lungo termine, dobbiamo ridurre i costi, quindi non si punta a vincere lo scudetto per anni, eccetera, eccetera. Intanto svuoti lo stadio perché gli abbonamenti non li paga nessuno. No, ma per anni. Però no, ti prendi una responsabilità che è enorme per un club chiamato Juventus. Cioè, come se tu andassi a Real Madrid a dire: noi per 5-6 anni cerchiamo di tornare a livello medio-alto. Cioè. Quindi, se questo è il concetto, allora tu avvisi tutti, io ci sto. Ma se tu mi fai le conferenze stampa che sono state fatte fare ad Allegri in questi anni, che è lì che ha sbagliato Allegri a parlare di scudetto appena tornato, e poi però nessuno lo supporta e lo lasciano da solo, siamo punto a capo, eh? Allora a quel punto io voglio Conte. Ma continuo a ribadirlo, per me è una scelta rischiosa. Se poi ci prenderanno e sarà giusto così, tanto di cappello. Punto a capo anche per noi.